E adesso ci inoltriamo. Esatto, una rubrica che ti riguarda in prima persona, ci inoltriamo quindi? Sì, ci inoltriamo nel mondo della letteratura. Per questa volta ho scelto un autore che ci presenta la sua siloge poetica, Lo statico volo di una rima. Sta per arrivare proprio qui da questa porta e stiamo per presentarvi Federico Del Monaco, che non solo ci presenta il suo libro di poesie, ma anche uno spettacolo che a noi teramani, qui siamo nella sede di Teramo, registriamo le nostre puntate, che a noi teramani è molto caro, perché stiamo parlando di Ivan Graziani, a cui ha dedicato uno spettacolo che è stato seguitissimo. Quindi di questo e di molto altro parleremo tra poco, il tempo di farlo accomodare. E allora ti lascio il mio posto, quindi ci rivedremo subito dopo. Eccoci tornati, come preannunciato abbiamo qui con noi Federico Del Monaco. Federico, benvenuto nel nostro studio teramano. Grazie, è davvero un piacere essere qui. È un piacere per noi, io la ringrazio per la disponibilità per essere qui con noi oggi. Oggi parliamo della nostra rubrica dedicata alla letteratura, parliamo di poesia, perché lei è un autore, ma non ha scritto solo poesia, ma partiamo per gradi, parliamo di questa siloge poetica, Lo statico volo di una rima, che ringrazio Nico in regia per mostrarcelo in maniera più adeguata. E partiamo subito a parlare di questo. Come si passa a voler scrivere una poesia? Quanto è complesso il processo? Il desiderio di comunicazione e di tirare fuori qualcosa che entro mi rugge, diceva Foscolo, che c'è dentro, può essere assecondato o meno. Se si è fortunati perché si riesce a trovare un canale di espressione, probabilmente la poesia è lo strumento più potente, perché in esso le parole diventano qualcosa di monumentale, di incredibile, anche quando si raccontano cose piccole, anche quando si parla di una quotidianità che potrebbe essere meno imperiosa come percezione. Però la poesia è molto definita e capace di definire. Io sono arrivato alla poesia dopo uno studio della parola, perché prima da ragazzino ho cominciato con la prosa, scrivendo tanti raccontini di horror, fantascienza, quello che leggevo dai miei maestri di letteratura, di scrittura, perché bisogna leggere tanto se si vuole scrivere tanto, ovviamente. Mi hanno spinto in quelle direzioni. Erano storie anche che interessanti, a me piacciono ancora, i lavori che ho fatto, certo erano lavori giovanili, però mi rendevo conto che le mie parole non erano delle parole pungenti. Allora ho pensato di prendere questo percorso, e quindi la poesia mi è venuta incontro. È nata una vasta produzione poetica, e poi grazie alla Daimon Edizioni, che ha preso tutti i miei lavori poetici, è riuscita a sistemare e a organizzare una raccolta, è venuto fuori questo ossimoro, Lo statico volo di una rima, perché tra le tante passioni che ho, io ho una grandissima inclinazione per la rima. E si vede, leggendole si percepisce. Ma a proposito di questa spinta poetica, io ho cercato di segnarlo, adesso lo ritrovo. Lei nell'introduzione scrive proprio: scrivere, lasciate perdere. E si parla di una lotta con il proprio io, che è il peggior critico di tutti. E poi, andando avanti, però, si arriva ad una spiegazione più profonda, perché lei scrive: percepitene l'importanza, onorate il gesto, siate onesti con voi stessi. Quanto è importante l'onestà quando si prende una penna e si buttano giù i propri sentimenti e si trasformano in poesia poi. Allora, innanzitutto la mia provocazione nello scrivere, quando proprio non se ne può fare a meno, quando è più forte di qualsiasi ragionamento razionale che porterebbe a dedicarsi ad altro di più produttivo, costruttivo, questo sono quello che ci ronza intorno quando si fa scrittura. Non è la risposta, uno scrittore non deve dare la risposta, deve dare la propria visione. Nella propria visione ci deve essere un grande fondamento di verità, perché dove c'è verità c'è originalità.
Questo non significa dover necessariamente mettere al centro la propria vita e le proprie vicende personali, amorose, chi odiamo, cosa ci dà fastidio, perché uno scrittore può scrivere di tutto, anzi sarebbe meglio scrivere di tutto quello che c'è da scrivere, e se in questo c'è anche il proprio io, ben venga, se non c'è sarà il prossimo lavoro che magari si dedicherà di più ad una parentesi personale. Quindi questo intendo io per verità, non la verità che alberga dentro di noi, ma l'onestà nel raccontare. Perché una poesia deve, come dicevano i più grandi, deve nascondere un segreto. Però una poesia deve anche essere onesta, come dicevano altri altrettanto grandi. Una poesia deve nascere da un intento non fazioso, un intento che mantenga comunque all'interno di esso una scintilla di purezza. E a proposito di questo, io cito un'altra riga della sua poesia chiamata L'artista, intitolata L'artista, perché poi dalla poesia ci si interroga, no? Ma chi è l'artista, lo scrittore, no? Con cui si ha a che fare? E lei scrive: il vero artista beve tanto vino, non crede in Dio, solo in se stesso, fisico debole, verso declino, veste in modo strano, dimesso, e poi dopo a margine. E capivo, mentre l'ascoltavo, che io l'arte non la posso soffrir, perché sempre più lo paragonavo ad arida penna che nulla ha da dir. E questo rappresenta un po' quello che lei ha appena spiegato, no? Il volersi dire artisti quando conta più in realtà quello che poi si mette sulla pagina, no? Nero su bianco, invece dell'apparenza, invece dell'autodefinirsi artista. Allora, sull'autodefinirsi uno potrebbe anche essere d'accordo, perché comunque per scrivere ci vuole tanto coraggio e uno deve crederci. Il primo fan dovrebbe essere proprio io. Da lì a pensare di essere migliori degli altri, gli scrittori storicamente sono sempre un po' egocentrici, perché, ripeto, insomma, uno deve cercare di dare il meglio. Però questo non significa, come detto, avere la verità in tasca, e vestirsi da artista non significa essere una persona che fa un buon prodotto, qualcosa di buono. Quindi far vedere non mi appartiene, poi non è che è sbagliato far vedere, trovo ridicolo chi fa vedere e poi stringi non ha sostanza. Purtroppo non lo volevo dire. Abbiamo intuito noi, allora diciamo. Questa è una poesia che io non avrei mai pensato di mettere nella silloge, e è stato l'editore ad inserirla, con mia grande sorpresa, perché poi innanzitutto voglio ringraziare Alessandra Prospero e la Daimon Edizioni. Ti ringrazio anch'io, perché è stata gentilissima, devo dire, è stato un piacere contattarla e avere a che fare con lei, insomma, si vede la serietà. E quindi Alessandra Prospero ha inserito questa poesia, che è la classica invettiva, no? Queste sono le invettive dei poeti contro questo, contro quell'altro. A me, io sono una persona abbastanza critica, non mi piace passare per persona critica, però è inevitabile, perché ho un mio pensiero molto preciso e molto... Cioè, non si. È facile scrivere una poesia sulla violenza e sulle morti, ci vuole molto rispetto. Si può scrivere tutto, però col giusto rispetto. Questa è la mia visione. Ed è anche la visione comunque delle persone che collaborano con me o con le quali io collaboro, come nel caso della casa editrice, della Daimon Edizioni. Lei ha detto critico, io mi sentirei di dire anche autocritico, perché poi leggendo i suoi versi, le sue produzioni, si legge molta attenzione, no? Nei confronti non solo del linguaggio, proprio della propria produzione, si nota questo, quindi insomma c'è grande sensibilità e grande rispetto magari per il prodotto e per il lettore, quindi di conseguenza. Ma oltre a parlare di poesia, lei non è solo scrittore di poesie, perché ha portato a Teramo proprio nei giorni scorsi lo spettacolo teatrale e musicale Avrò bisogno ancora di te. Noi siamo nella sede teramana di Rete 8 e quindi per noi è un grande piacere parlare di questo spettacolo, che ha come protagonista Ivan Graziani, che è un po' l'orgoglio della nostra terra, ma non solo, è stato un grandissimo artista per tutta Italia, anzi forse per il mondo intero. E come è nata la voglia di parlare proprio di Ivan Graziani?
rinnovo l'emozione perché quando abbiamo messo in scena questo spettacolo, diciamo nelle prime prove, ci guardavamo, diciamo, sarebbe bello poterlo fare un giorno a Teramo. Portarlo a casa. Riportare Ivan Graziani a casa è veramente qualcosa di, secondo me, insomma, molto molto emozionante. Com'è nato questo spettacolo? Allora, io ho un format che si chiama Eppure Soffia, la poesia nella musica italiana, perché secondo me c'è tanta poesia nella musica italiana. Si discutisce sempre su ma una canzone è poesia, un testo di una canzone è un testo poetico. La risposta ovviamente è a metà tra il sempre e il mai. Non è sempre un testo poetico, perché ci sono delle frasi che funzionano come canzone ma non come poesia, però ci sono tante belle parole che si avvicinano al concetto di poesia, cioè un testo nel quale ciascuno può trovare un'emozione personale, un posto personale dove albergare, ed è quello che va richiamato e rievocato. Di questo Ivan Graziani ha fatto il fondamento della sua opera testuale, unita ad una incredibile capacità tecnica, che come diceva Alex Britti, grande chitarrista italiano, dice sì, lui scrive le canzoni, però è un bravo chitarrista. C'è questo problema in Italia che quando suoni benissimo, fare il cantautore risulta un po' difficile, perché la gente dice ma che fa, il musicista o il come Pino Daniele, stesso discorso, perché parliamo della chitarra in questo ambito. E quindi lui è stato un grandissimo della musica italiana, però come alcuni grandi poeti delle antologie non riescono a collocarlo tra i grandi musicisti o tra i grandi cantautori, perché i testi di Ivan Graziani sono stupendi, ma la sua abilità nello scrivere, nell'eseguire musica, chi l'ha visto dal vivo sa benissimo, oltre i dischi, che è a modo suo impareggiabile. Assolutamente sì. Assolutamente. Quindi questo atto d'amore è dovuto, è la prima monografia che faccio e l'ho voluta fare sul nostro grande cantautore abruzzese. Giusto, mi sembra giusto. Poi lei ha curato personalmente sia i testi che la messa in scena, quindi non solo scrittore, è andato oltre la produzione. Sì, allora il nostro è un lavoro di squadra, dove ciascuno dà il proprio contributo, però il progetto nasce sempre da quello che scrivo io e da come, insomma, stabilisco le direttive e anche il senso dello spettacolo. Da lì, insomma, si può costruire, si può creare qualsiasi cosa all'interno. Io ho fatto una cosa che è abbastanza difficile, un viaggio dentro i testi dell'artista, non nel raccontando la vita dell'artista o alcune cose che l'hanno portato, un contesto storico, no, io ho parlato solo di quello che lui ha voluto lasciare, le sue storie dentro le canzoni, insieme all'esecuzione delle canzoni, quindi ci sono i messaggi che ci sono tra una nota e l'altra e tra una parola e l'altra. Era impossibile raccontare tutto, ovviamente. Certo. Però un po' è un richiamo alle nostre memorie e un po' è una scoperta, una riscoperta di qualcosa che deve essere ripreso e ritrovato. Ormai abbiamo tutto sotto mano, tutto è accessibile. E questo, quindi sia un lavoro di memoria che un lavoro di ricerca, è quello che cerca di spingere questo tipo di spettacolo. Che poi è uno spettacolo particolare perché è uno spettacolo teatrale, musicale, ma anche una performance grafica. Sì, allora, questo spettacolo si compone di quattro elementi sul palco. Due musicisti impareggiabili. Luigi Sfirri è un virtuoso della chitarra, è un chitarrista, insegna, è un musicista tutto tondo. E Lorenzo Lanciotti, è un chitarrista e pianista, tastierista. Insieme riescono da soli a dare tutta la musica dello spettacolo dal vivo. Impegnativo. Quindi sono bravissimi e sono davvero sensibili all'artista. Loro lo amano tantissimo e quindi per loro è stato un viaggio di passione nel non ridurre ma creare un impianto musicale che regge per tutto lo spettacolo. È una bella sfida. Sì, anche perché facciamo tante canzoni, perché c'è sempre il rischio di ma questa canzone mi sarebbe piaciuto ascoltarla. Allora, non le puoi fare tutte, però ne devi fare tante. Certo. E qui veniamo quindi invece al cantante, Giuseppe Ippoliti, che canta tutte le canzoni di Ivan Graziani.
Già per questo sarebbe. Tra l'altro l'abbiamo già incontrato perché lui ha collaborato con l'autore di Amarena, insomma, una storia appassionante che riguarda anche questa, il nostro Abruzzo. Certo, quindi è certo. stato un piacere incontrarlo e presentarlo al nostro pubblico. E l'altro performer disegna, quindi mentre Giuseppe canta, Antonio Pellegrini, attore, prende i suoi bei pennarelli su una tela bianca che è sullo sfondo e disegna in ogni canzone qualcosa che lo ispira in relazione al testo che viene cantato. I primi poeti che vengono incontro nella lettura hanno lo stesso posto di cantautori che danno quelle parole che ti segnano, e alcune parole di Ivan Graziani hanno segnato comunque la mia infanzia. Penso che in modo indelebile. Abbiano segnato un po' tutti quanti, devo dire, ci sono parole scritte nella nostra memoria, nella memoria di tutti, quindi sarà sicuramente un piacere ascoltarlo. Noi ci auguriamo di poterlo rivedere questo spettacolo, quindi fatecelo sapere quando avete altre date. Certamente, non sarà per noi un piacere, insomma, anche farlo sapere al nostro pubblico. Io la ringrazio per essere stato con noi in nostra compagnia. E quali sono i suoi progetti futuri? Vorrei parlare di Dino Campana, perché ho avuto un importante riconoscimento a Brisighella nel premio Dino Campana, e questo insieme alla poesia che ho portato, che parlava proprio del poeta, diventerà uno spettacolo sul quale sto lavorando, ma sta per uscire anche un libello, cioè un quaderno della Daimon Edizioni, dove c'è nella prima pagina un'immagine evocativa del poeta, in questo caso un disegno di Tino Campana realizzato da Fabrizio Del Monaco, e dietro, in quarta di copertina, la mia poesia su Dino Campana, che si chiama Il matto è tornato. Racconta di questo ragazzo che torna nel paese, tutti lo additano che come è presente matto. Qui nello stesso. Esattamente. Di Marina, abbiamo già incontrato, sì. Non è una ricerca storica, è più un legame con quello che dice, per esempio, Truffaut nel suo primo lavoro cinematografico, I 400 colpi, che se un bambino lo lasci solo a se stesso o non gli dai quello che serve per, che fine farà? Farà una brutta fine. Assolutamente sì, quanto è vero. Loro sono il futuro e quindi bisogna prendere, insomma, tra i tanti progetti anche il progetto di segnare questa linea, secondo me, che è molto importante. Molto importante, è un progetto nobile e quindi noi le facciamo i migliori auguri e grazie. Insomma l'aspettiamo per presentare al nostro pubblico i suoi prossimi progetti. Io la ringrazio ancora per essere stato qui in nostra compagnia e rimanete con noi.